Allora, Presidente, si parte questo weekend con il campionato. Quali gli auspici? No, intanto finalmente partiamo. Abbiamo vissuto una prima giornata di Coppa Italia. Abbiamo fatto i complimenti alla nostra squadra avversaria. Abbiamo incontrato un Dolomiti, diciamo, solido. Crediamo di aver fatto una buona partita anche noi. Abbiamo perso i rigori. Volevamo essere della partita anche la Coppa Italia futura. Purtroppo non è stato così. Adesso ci concentriamo finalmente sul campionato. Quindi inizia una stagione interessante. Speriamo che sia interessante. Sicuramente la base squadra c'è e crediamo molto nel gruppo che abbiamo formato, sia fuori che dentro al campo. Andando alla Coppa Italia, avete fatto una buona partita, diceva. Che cosa però forse vi è mancato e che non vorrebbe più rivedere per quanto riguarda il campionato, anche se si sa che Coppa e campionato sono due cose completamente diverse? Ma non credo che ci sia qualcosa in questo momento da recriminare o da cambiare. È la prima partita, diciamo, ufficiale che facciamo. Veniamo da un precampionato molto interessante, veniamo da una preparazione interessante. E ripeto, abbiamo incontrato una squadra molto solida. Abbiamo perso i rigori, abbiamo preso una traversa durante la partita, quindi non posso recriminare nulla. Il calcio è anche così, purtroppo. Parliamo anche, Presidente, della location in cui ci troviamo, il campo, il centro sportivo di San Bartolomeo. Abbiamo deciso una location particolare, una location a cui vogliamo dare in qualche modo prestigio e risalto, perché spesso qui calcano i campi il settore giovanile, e la prima squadra si allena, e credo che sia un ambiente di livello che vada anche presentato, quindi abbiamo pensato di svolgere questa presentazione in un ambiente che è un pochino più nascosto, diciamo, alla domenica della prima squadra. Quindi vogliamo dare risalto anche ai nostri campi di allenamento. Abbiamo anche tanti ragazzi molto giovani alle sue spalle. Ecco, parliamo un po' del settore giovanile, perché ci si focalizza spesso sulla prima squadra, giustamente, ma è giusto anche dare spazio ai vivai. Noi crediamo molto nel vivaio, stiamo investendo nel settore giovanile, nella struttura del settore giovanile. In alcune annate, in alcuni settori abbiamo inserito anche delle figure tecniche, quindi non ci sono semplicemente gli allenatori ma anche figure tecniche. Crediamo molto nei ragazzi e la presenza forte stasera, diciamo, la presentazione della maglia della prima squadra dei ragazzi del settore giovanile ci rende molto molto contenti. Anche perché, senza nulla togliere chi viene da fuori, logicamente, però sarebbe bello un domani avere un ragazzo che è nato a Treviso, cresciuto a Treviso, nel settore giovanile del Treviso e che giochi in prima squadra. Questo è l'obiettivo credo che abbiamo tutti. Quello che stiamo cercando di formare nel settore giovanile dei ragazzi, dei calciatori, ma anche degli uomini. Quindi crediamo moltissimo negli atteggiamenti, nel saluto, nel modo di atteggiarsi, nel modo di approcciare lo spogliatoio, di uscire dallo spogliatoio. Quindi un calciatore è un calciatore, ma è un uomo prima di tutto. Il giorno d'oggi in cui i giovani, quelli che fanno sport, non hanno poi altre... Cioè, insomma, è gente che non ha poi grilli per la testa, tra virgolette. Cioè, gente che fa sport... E siccome lo sport, anche il calcio, è uno sport di squadra, c'è rispetto per le persone, rispetto per gli altri, quindi è importante anche proprio a livello di gioventù, che poi saranno gli uomini del domani. I nostri direttori del settore giovanile hanno fatto degli incontri con tutti i genitori, con i ragazzi nel corso, diciamo, della preparazione dell'inizio stagione, dove si parla di atteggiamento. Si parla di atteggiamento perché il primo approccio e il primo riconoscimento, diciamo, di una squadra, di un ragazzo nel mondo è l'atteggiamento. Poi viene la forza, il calcio, il gol e quant'altro. Quindi stiamo lavorando su questo. Siamo anche consapevoli del fatto che se un ragazzo si appassiona a uno sport di squadra, impara a lavorare in team. Oggi sentiamo tantissime aziende che svolgono attività di team, questo è il modo di approcciarsi, quindi crediamo tantissimo in questo atteggiamento e crediamo e vogliamo continuare su questo tipo di attività. Ripeto, non c'è solo il calcio, c'è la parte, principalmente la parte esterna, l'atteggiamento. Ecco. Ultimissima cosa, Presidente, almeno per quanto riguarda me, l'assenza degli ultras del Treviso, come commenta questa decisione? In questo momento eviterei di dare un commento diretto. È chiaro che dispiace,
Non so se c'è la mancanza totale degli ultras a questa presentazione, dispiace la mancanza. Noi abbiamo fatto di tutto, arriviamo fuori diciamo da 4-5 mesi di fortissima organizzazione a 360 gradi, crediamo di non mancare in nulla, tutto il nostro staff è impegnatissimo ogni giorno, ogni minuto della sua giornata, quindi è da ringraziare, è da sviluppare, perché senza le nostre 70 persone noi non saremmo neanche qui stasera, quindi non potremmo neanche parlare di ritardi nella presentazione. Crediamo di aver fatto una comunicazione dopo tante altre idee che potevano andare in pista, che probabilmente speriamo di poter fare l'anno prossimo. Abbiamo fatto una presentazione alla prima partita in casa e quindi non posso recriminare nulla al mio team. Rispettiamo diciamo la comunicazione, il pensiero di tutti, e speriamo di vederli invece numerosi domenica a supportare la nostra squadra. Ultima, Andrea? E anche la presentazione della maglia nuova oggi, come è nata, come è stata studiata e com'è la resa finale dal suo punto di vista? La presentazione della maglia è un'altra delle cose su cui stiamo lavorando da diverso tempo, quindi non ci siamo concentrati semplicemente sulla scelta di un attaccante, un difensore. Crediamo fortemente che ci sia anche un aspetto diciamo di immagine, e quindi speriamo che sia apprezzata diciamo questa nuova maglia, questa nuova tipologia, e un nuovo inizio, perché in realtà abbiamo ragionato anche di tanti altri sviluppi che in qualche modo vedremo nel futuro di potervi dare, speriamo di poter mettere in pista. Quindi sarà un primo passaggio verso ulteriori novità che riguarderanno le maglie del Treviso. Presidente, allora, sì, sta per iniziare questa stagione, parliamo del campionato perché la Coppa Italia sappiamo com'è andata. Quali auspici? Beh, auspici sicuramente di fare una stagione di alto livello, visto il mercato diciamo che abbiamo affrontato, visto la squadra che abbiamo messo in campo. Le nostre aspettative quest'anno, è inutile nasconderci, sono alte. Lei si è fatto un'opinione per quanto riguarda il campionato, il girone che affronterete? Allora, ogni anno fa storia a sé. Nel calcio è il campo che parla, pertanto è inutile neanche dire c'è una squadra favorita, un'altra sfavorita, perché alla fine conta fare più punti degli altri. Parliamo invece della location in cui siamo, ecco, che cosa ne pensa? Allora, San Bartolomeo per noi come nuova società è un simbolo, perché intanto è il primo campo di ultima generazione sintetico fatto nel comune di Treviso, di cui dobbiamo anche ringraziare l'amministrazione. E è un campo dove ogni giorno centinaia di bambini lo calpestano e portano avanti il nome del calcio Treviso, pertanto può essere un simbolo per questo. Abbiamo infatti anche tantissimi giovani qui venuti alle sue spalle a vedere questa presentazione. Sì, è una cosa di cui noi andiamo fieri, un settore giovanile che non esisteva pochissimi anni fa e che pian piano sta crescendo e da ogni anno sta raccogliendo dei frutti maggiori. Quest'anno siamo già partiti bene diciamo da agosto, abbiamo vinto alcuni tornei, abbiamo formato delle squadre molto competitive, e per me i ragazzi, il settore giovanile è una cosa primaria e veramente è un orgoglio per la città di Treviso. Infatti parliamo del settore giovanile perché ci si focalizza spesso sulle prime squadre, giusto, però è fondamentale anche valorizzare i cosiddetti vivai. Assolutamente, cosa primaria per noi, è una cosa che non puoi farla in un lasso di tempo ridotto, ma devi seminarla, coltivarla, e noi lo stiamo facendo, ogni anno stiamo apportando delle novità in merito e ci stiamo impegnando per crescere in questa direzione, perché un giorno ci piacerebbe vedere in campo in prima squadra tanti giovani venuti fuori dal settore giovanile. Ripeto, è un lavoro difficile, è un lavoro che non si fa di anno in anno, ma ci vuole un lasso di tempo molto più ampio, però noi siamo convinti che ci arriveremo.
siete dati degli obiettivi in tal senso dal punto di vista temporale? Allora, adesso abbiamo portato un programma triennale, ma ogni anno portiamo sempre qualcosa in più e siamo sicuri che nell'arco del tempo che noi abbiamo predisposto raccoglieremo ottimi frutti. Presentazione della prima squadra, che squadra dal suo punto di vista, quindi in particolare tecnico? Beh, una squadra forte sicuramente, ma lo sappiamo, non lo scopriamo di certo oggi. È una squadra pronta a fare un campionato importante e a dare tutto per questa maglia. Quali le sensazioni per questo suo primo anno qui al Treviso Football Club? Ma le sensazioni sono positive, c'è tanta voglia di far bene, tanta voglia di mettersi in gioco e tanta voglia di far fare un anno importante sia alla piazza che alla società, a tutti quanti. L'obiettivo? L'obiettivo è, siamo scaramantici, quindi far bene, far meglio possibile.